Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi con questo video do avvio al mini corso sulla Sibilla Gitana. Io ho scelto di fare un mini corso base semplicemente perché vorrei che fosse accessibile a tutti, quindi darò delle nozioni base, delle nozioni generali, quindi non è un corso avanzato, non andrò così tanto in profondità, però vi darò quelle informazioni, diciamo così, che vi possono servire per utilizzare la Sibilla Gitana e fare delle stesure. Prima di tutto vi faccio vedere il mazzo. Io ce l'ho qui in questa scatola. Si tratta di carte che in qualche modo hanno a che fare con la saggezza popolare, con la cartomanzia popolare, perché queste carte racchiudono quella che ai tempi veniva tramandata oralmente come saggezza popolare, quindi anche con dei proverbi, ad esempio, con delle massime, con delle particolari tradizioni. Quindi la Sibilla Gitana mi piace proprio per questo, perché entra subito in contatto con quella che è la realtà quotidiana, con la vita di tutti i giorni e va molto molto nel concreto, quindi mi piace tantissimo. E per mezzo di figure simboliche che hanno in qualche modo a che fare con la vita quotidiana e con la simbologia in generale della vita quotidiana, ci trasmettono appunto questa saggezza popolare. Vi dico prima un pochino di storia, però la Sibilla Gitana è stata disegnata con la tecnica della litografia verso la fine del 1800 e in qualche modo le sue figure hanno un pochino origine da quella che è la classica Sibilla Lenormand, quindi diciamo che è una piccola evoluzione di questo genere di sibille. Trasmettono attraverso le loro scene di vita quotidiana questa saggezza popolare, ma trasmettono anche quelle che sono considerate le sfumature dell'esistenza, perché comunque attraverso la saggezza popolare si riesce molto spesso ad arrivare a quelle che sono quelle piccole sfumature che fanno parte della nostra vita quotidiana, della nostra esistenza e che ci aiutano a interpretare il presente per poter agire poi sul futuro, quindi sono fondamentali in questo senso. E le sibille ci aiutano anche ad interpretare il passato, perché molto spesso dalle esperienze del passato noi riusciamo a trarre degli insegnamenti, sia in positivo sia in negativo, perché quando si tratta di sbagli noi possiamo capire da quell'esperienza cosa evitare magari di ripetere, e quando invece si tratta di scelte giuste, di scelte corrette, noi possiamo metterle nuovamente in atto perché capiamo che quel tipo di atteggiamento ci ha portato poi a un successo. Ogni carta si riferisce ad una situazione particolare che ovviamente il consultante vorrà andare ad esaminare. Si possono fare consulti di vario genere, quindi sia sul lavoro, sia sull'amore, sia su certe situazioni personali, sulla fortuna, e quindi ovviamente noi andremo a vedere in questo mini corso base quelli che sono i significati generali. Quindi non vi darò ogni singola sfumatura di ogni carta, ma i significati generali in modo che possa essere un corso accessibile a tutti. Quello che mi preme dirvi delle sibille è che voi non dovete avere l'approccio che avete con i tarocchi quando fate le sibille, perché i tarocchi sono tutta un'altra cosa. Vi lascio nelle schede un video in cui vi parlo, diciamo, della differenza fra tarocchi e sibille. I tarocchi sono proprio un cammino simbolico, ci sono delle allegorie, ci sono gli archetipi, quindi è tutta un'altra cosa. Le sibille sono un pochino più pratiche, un pochino più veloci, un pochino più concrete, se vogliamo, perché vanno proprio nell'immediatezza della vita quotidiana. Però quello che io voglio fare in questo video è darvi delle nozioni di base. Farò per ogni quaterna di carte un video, quindi in un video vedrete quattro sibille insieme, quindi saranno più o meno 8 video e poi ci saranno gli esempi di stesura. Questo perché fare un video per ogni singola sibilla mi sembrava un pochino troppo, perché io darò comunque dei significati base e quindi mi è sembrato fattibile raggrupparli in quattro carte appunto per ogni video. Quindi vedrete il corso strutturato in questo modo. La cosa un po' particolare, un po' curiosa che farò in questo corso sarà anche quella di associare ad ogni carta un proverbio. Questo perché
essendo le carte della saggezza popolare, mi sembrava carino associare un proverbio proprio perché attraverso i proverbi molto spesso si tramanda questa saggezza popolare. Quindi diciamo che è una cosa in più. Ovviamente poi nelle stesure non dovete andare ad utilizzare il proverbio, però è una cosa in più che può aiutare a capire, a entrare un pochino di più nel significato. Bene, ragazzi, questa è appunto l'introduzione al corso, quindi vi ho dato delle informazioni un pochino generali. Adesso vedrete per ogni quaterna di carte un video, quindi in un video vi farò vedere quattro carte, le descriveremo insieme, vi darò i significati e poi alla fine di questo mini corso vedrete un esempio di stesura e vi parlerò comunque di come andare a fare la lettura con le sibille. Io per oggi mi fermo qua, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.